Amici di vivicasagiove.it, pomeriggio letterario, quello di quest'oggi presso la sala della parrocchia di Santa Croce per la presentazione del libro L'ombra di Orione, scritto da Marco e Fabio Garuti. Siamo con Marco, uno degli autori. Allora, Marco, come nasce la scelta di questo titolo? Allora, la scelta del titolo è dovuta ad una sorta di trade union con il senso intero del testo. Il testo è giocato proprio su una corrispondenza esistente tra piramidi in quanto costruzione terrestre ed una costellazione celeste quale quella della cintura di Orione. Quindi una linea planetaria che da Orione parte e giunge fino alla Terra. Sulla Terra la rappresentazione di una linea terrestre, appunto, che include tre siti piramidali disposti su tre continenti del nostro pianeta. Come nasce il percorso che ti porta a sviluppare questo testo? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che l'idea di partenza è l'idea di mio padre, l'altro autore Fabio Garuti, che studiando da lungo tempo l'archeologia definita alternativa, quindi non quella appunto cattedratica o istituzionale, ha partorito un'idea sensazionale, quella cioè di guardare la storia e quindi le costruzioni piramidali come segno tangibile della storia, non da un punto di vista localistico, ma da un punto di vista planetario e quindi di studiare le conseguenze della storia senza partire da un presupposto orientato in senso storicistico. Questo è il tuo primo libro, cosa ti aspetti? Sì, è il primo libro stampato da una casa editrice, precedentemente avevo fatto un'autopubblicazione e spero che possa effettivamente avere un riscontro perché credo nel progetto, lo ritengo assolutamente fededegno e soprattutto ritengo che guardando la storia da questo punto di vista, cioè con un occhio diverso rispetto a quello della storia tradizionale, si possano fare passi avanti certamente importanti. In cantiere, progetti futuri? Certamente avremo, qualora il riscontro per questo mio testo fosse positivo, l'idea di partorire un altro progetto conseguente a questo, ma con spunti nuovi, e arricchito di, idee partorite col tempo. Siamo con Fabio Garuti, l'altro autore di questo testo. Allora, ci sono tante domande. Chi costruì le piramidi? Perché lo fece? Tante domande a cui si cerca di dare una risposta partendo da una certezza. Quale? La certezza è che l'archeologia che fino a oggi ci ha parlato solo di siti locali, cioè isolati tra loro, non collegati, ha sbagliato. In che senso? Con una prova che chiunque può fare, si dimostrerà che quei tre siti che sono appunto collocati in Cina, Egitto, a Giza e in Messico, sono collegati da una linea retta interplanetaria. Quindi facevano parte di un unico disegno enorme che ha costruito una civiltà molto precedente alla nostra e che aveva anche implicazioni sicuramente tecnologiche. Tutto ciò fa sì che si cerchi di studiare l'archeologia in un altro modo, cioè superare certe concezioni per arrivare a nuovi assiomi, nuove regole, nuovi modi di analizzare il tutto. E ho notato in questo percorso che è durato molti anni, perché è una ricerca di vari anni di studio, che tante persone hanno voglia di vedere una nuova archeologia. Basti pensare che a Caiazzo c'è una piramide che nessuno conosce, nella piana di Monte Verna. Solo che non se ne parla, perché Giza aveva un po' focalizzato il problema delle piramidi, eppure così non è. Ripeto, bisognava partire però da un elemento, da un dato di fatto, riscontrabile da chiunque. Abbiamo cercato di fare questo. Ma questo testo è sicuramente frutto di un grande lavoro di ricerca, ma è possibile dare, verità alla ricerca storica? Sì, è possibile dare verità, innanzitutto perché la storia la fa chi la scrive, la storia o meglio la storiografia, se vogliamo dirla con gli antichi storiografi, la fa chi la scrive. Appena c'è un documento scritto diventa storia. Ove questo documento abbia delle fondamenta, delle basi solide, dei riscontri che poi sfociano anche nella logica, come in questo caso, si può cominciare a parlare di una protostoria, cioè una storia precedente a quella del 3000 a.C. che ci hanno riportato i grandi storiografi Erodoto, Tucidide, Plinio, Strabone, Diodoro, eccetera. Ma secondo lei indagare su ciò che è accaduto ieri e l'altro ieri può essere il miglior lasciapassare poi per poter affrontare nel modo migliore il domani? Innanzitutto è un dovere perché
certi errori che sicuramente furono fatti, perché queste piramidi furono certamente abbandonate, cioè la civiltà che ha edificato tutto questo è scomparsa nel nulla. C'è stato poi un ricordo tecnologico, ma questa civiltà non sappiamo più che fine abbia fatto. Se pensiamo al nostro inquinamento, a come noi trattiamo la natura, ci avviamo purtroppo sulla stessa falsa riga, quindi sarebbe certamente meglio evitare gli errori. Un'ultima battuta, come ho chiesto anche prima a Marco, in cantiere, progetti futuri? Sì, perché partendo da questa ricerca, da questo assunto, mano a mano si sviluppano altri studi, altre ricerche e altri ritrovamenti di cui adesso è prematuro parlare, ma ce n'è davvero parecchio da scoprire e da studiare.